Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi. Quest'oggi, come sapete, parleremo dei quattro progetti che hanno riscosso maggior successo durante il mese di gennaio. Parlando proprio del mese di gennaio e ci uniamo anche a questa settimana, che è la settimana di carnevale, non potevamo che parlare di un personaggio che ha riscosso davvero tantissimo successo, clamore, dai balletti ai costumi, tutto nato da una serie TV che ha spopolato. Parliamo del personaggio Mercoledì. Questo personaggio è stato riprodotto fedelmente da Steffi Crochet, un applauso per Steffi Crochet, che ha realizzato questo meraviglioso amigurumi con, vediamo, ci ha inviato un video, quindi io non mi dilungo e guardiamolo e ascoltiamolo insieme. Ciao, sono Stefania, in arte Steffi Crochet, sono torinese, vivo in provincia di Alessandria insieme alla mia famiglia. Lavoro all'uncinetto da circa 10 anni, realizzando prevalentemente amigurumi. E sono un'appassionata di serie TV, anime e cartoni e adoro poter unire queste mie due passioni trasformando i miei personaggi preferiti in amigurumi, come è successo per la mia Mercoledì. E ho visto la serie, mi è piaciuta molto. Poi online hanno iniziato a spuntare versioni di Mercoledì in ogni forma e in ogni grandezza, e ho voluto realizzare anche la mia. In questo caso ho utilizzato il cotone Egghi con uncinetto numero 2,5 e la maglia bassa incrociata. E utilizzo la maglia bassa incrociata in queste lavorazioni perché trovo che l'amigurumi rimane più compatto e più ordinato, le maglie non rimangono troppo larghe e in più si riescono a creare più dettagli. Trovo che questo tipo di filato sia ottimo per la lavorazione perché non fa pelucchi, cosa molto importante, e non si divide sull'uncinetto e scorre bene anche. In più, una cosa veramente che io apprezzo tantissimo è la gamma di colori che ha, soprattutto per quanto riguarda le tonalità della pelle, perché non è mai facile trovare le giuste tonalità di pelle. C'è chi usa il rosa, ma noi non siamo rosa, no? Siamo davvero di tanti colori e Egghi è quello che mi soddisfa di più per quanto riguarda la gamma. E niente, grazie per avermi dato questa opportunità di poter parlare anche se per poco del mio lavoro e niente, buona giornata, grazie, ciao. Grazie infinite Steffi, immagino diminutivo di Stefania, e complimenti per il progetto di Mercoledì, ma anche tutti gli altri progetti che ogni volta pubblichi e anche le descrizioni che poni sono davvero molto molto carine, bravo. Veniamo al secondo progetto di oggi, vale a dire quello di Susy Brengola, che ha realizzato questi guanti, vediamo con cosa. Lei invece ci ha inviato un vocale, quindi ascoltiamolo insieme. Salve, sono Susy Brengola, abito a Nocera Superiore, a mezz'ora di macchina da Salerno, come si può capire, immagino, dal mio accento. Sono un'appassionata di uncinetto, oltre che di dolci, infatti se sentite un rumore in sottofondo si tratta del forno in cui ho infornato da poco una torta. Per quanto riguarda il mio progetto, ho usato il filato Buckley, un filato bellissimo che oltre ad essere morbido al tatto, è bello esteticamente anche perché c'è un'aggiunta in questo caso per quel che riguarda le crew di un filo in oro che lo rende molto elegante. Ha anche un'ottima resa, il che non guasta decisamente di questi tempi soprattutto. L'ho lavorato questo filato con un numero più grande di quello che è consigliato e il risultato penso che sia un qualcosa di carezzevole, morbido,
un caldo abbraccio. Ringrazio a questo proposito, anzi, la Tessiland per tutti i suoi prodotti che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. I guanti sono stati realizzati in un secondo momento perché, come ho detto, i bacli hanno ottima resa e quindi mi è avanzato del filato e dal momento che sono abbastanza freddolosa ho pensato bene di realizzare dei mezzi guanti prendendo spunto dal tutorial della Fata Tuttofare, la nostra musa ispiratrice. Ai guanti ho aggiunto dei dettagli comunque di mio gusto, e cioè delle catenelle ricavate da una catena, degli anellini, cioè ricavati da una catena di un precedente lavoro, sempre by Tessiland, e una perlina per renderli un po' più eleganti, più preziosi. Tessiland, perché la ritengo una splendida azienda che soddisfa appieno le mie esigenze e le esigenze penso di tante altre e altri, perché oramai l'uncinetto non fa differenze di genere. Un abbraccio, un bacio a tutti. È vero, il Buckley ha davvero una resa enorme. Se non l'avete già acquistato, utilizzatelo per qualche progetto invernale, perché ne vale davvero la pena, e come Susi ci dimostra, il Buckley è davvero un ottimo filato. Brava Susi! E invece è la volta di un accessorio. Parliamo infatti di una borsa, con esattezza la borsa di Chiara Trabucco. Allora, lei ci ha dato alcune indicazioni utili. Vediamo innanzitutto con cosa l'ha realizzata e poi parliamo dei dettagli e guardiamo anche il video che ci ha inviato. Chiara ha realizzato due cerchi a maglia bassa di 20 cm cuciti su rete tonda, li ha poi uniti con una fascia di circa 6 cm sempre a maglia bassa. Ha fatto due manici con tecnica tubolare, prendendo spunto da quelli dell'angolo di Chris, e ha aggiunto poi una nappina e una catena color oro. L'ha completamente foderata e forse è stata proprio quella la sua difficoltà, ci ha confidato, perché ha scoperto che non è facilissimo foderare una borsa tonda. Le diamo torto? No, insomma, ci vuole un po' di tempo, ecco. Ha utilizzato poco meno di 150 grammi di filato e quindi anche lei sostiene il fatto che il Tailurex abbia una resa, esattamente come il Buckley, esattamente come tanti altri filati, molto molto lunga. Chiara oltretutto ci ha detto di essere una persona molto autocritica, ma invece con questo progetto si è sentita davvero molto soddisfatta. Non aggiungo altro perché ci ha inviato un video in cui parla di sé e quindi ascoltiamolo e vediamolo insieme. Ciao a tutti, sono Chiara e abito in un piccolo paese in provincia di Pescara. E la mia passione per l'uncinetto è iniziata circa 6 anni fa, durante la mia prima gravidanza. E mi sono avvicinata a quest'arte grazie ai tutorial della Fata Tuttofare. Passo passo ho iniziato con i primi punti base per poi realizzare progetti interi. Certo, guardando i progetti di 6 anni fa, adesso li vedo come lavori quasi brutti, però sono serviti comunque ad imparare e ad avere più sicurezza nelle mie capacità. Infatti adesso riesco a ideare e realizzare un progetto per intero. E sono stata ferma per qualche anno per mancanza di tempo, perché non è il mio lavoro principale. E sono un assistente alla poltrona, come lavoro principale faccio quello, e però poi ho dovuto ricominciare perché la passione ti chiama. E quindi dopo adesso la seconda gravidanza avuta 9 mesi fa ho ricominciato a pieno regime. E quindi adesso cerco di districarmi tra lavoro, casa, famiglia e tutto.
tutti i mille progetti che ho in mente. Spero un giorno di riuscire a realizzarli tutti. Ciao a tutti! Chiara, il postparto lo capisco perfettamente. Complimenti davvero per la tua creazione e adesso datti tempo perché tutti gli altri lavori sicuramente li farai in maniera ottimale. Ma adesso veniamo alla foto che ho ottenuto più mi piace durante il mese di gennaio, che è quella di, probabilmente profilo condiviso, Giuseppe Donatella Melilli. Lei non ci ha inviato un video o un vocale o delle foto, ma ci ha spiegato perfettamente questa serie meravigliosa di guanti che ha realizzato. Prima di tutto parliamo del materiale. Allora, ci ha raccontato che ha realizzato questi guanti come regalo di Natale, che differiscono l'uno dall'altro, vuoi per il colore, vuoi per il punto, insomma, comunque sono stati dei regali molto apprezzati. Ha definito il Chuck un filato davvero adatto per questa tipologia di creazioni, per diversi motivi, sicuramente per la lavorazione in sé, perché lo ha ritenuto davvero molto morbido e scorrevole, ma anche perché una delle persone a cui era destinato un paio di guanti era allergica alla lana e quindi ha optato per qualcosa di acrilico, in modo tale da evitare di causare effetti indesiderati alla destinataria. E con la scelta del filato però non ha avuto alcun dubbio, perché con il Chuck lei ha avuto un'estrema rassicurazione sotto il punto di vista della lavorazione, ma anche della qualità, e quindi si è trovata davvero benissimo. Ci ha detto che ha seguito due tipologie diverse di tutorial. Uno nel quale il punto principale era il punto puff e l'altro invece sono due semplici maglie alte incrociate. E per l'elastico del polsino, maglia costa retro. Beh, che dire, il Chuck è davvero una garanzia che sia unito, che sia batik o che sia con il lurex, ed è perfetto per accessori e non solo. Complimenti comunque Donatella per la foto, per questa foto, perché è stata davvero quella più premiata e più apprezzata nel mese di gennaio. E concludiamo questa puntata di Tessiland Condivision, non prima però di aver fatto alcune comunicazioni, e non mi riferisco ai social, che ovviamente dopo vi dirò, ma voglio parlare invece dei riassortimenti. Il set Alex Quinn, don't worry, be happy, tornerà. Sappiamo perfettamente quanto lo state aspettando grazie ai vari tutorial di Chris e della Fata, ma torneranno, quindi mi raccomando, effettuate l'accesso oppure inserite il vostro indirizzo mail e cliccate sul tasto avvisami quando disponibile. In questo modo riceverete la mail non appena l'articolo interessato sarà nuovamente acquistabile sul sito, quindi mi raccomando tenete d'occhio le mail perché molte volte potrebbero finire anche nella posta indesiderata o spam, e siccome sono set che vanno a ruba, qualcun altro potrebbe prenderlo e voi potreste rimanere a mani vuote. Anche perché poi parliamo di prodotti artigianali che sono in continuo riassortimento. E parlando di prodotti artigianali, come non citare, e soprattutto parlando anche del set Alex Quinn, come non citare anche i nostri famosi cordini. Guarda caso, soprattutto quelli utilizzati dalle creative sono andati a ruba, ma come sapete ci sono delle soluzioni, o meglio tre: cambiare colore, cambiare filato, oppure, come abbiamo detto prima, attivare il tasto avvisami quando disponibile, perché questi sono filati in continuo riassortimento. Non siete riusciti a prenderlo perché quel giorno eravate al lavoro, avevate un impegno e quindi è subito terminato? Non vi preoccupate, verranno riassortiti e alla prossima occasione li recupererete e potrete realizzare la borsa dei vostri sogni con il colore che volete. E seguite, mi raccomando, le anteprime delle youtubers per essere tra le prime a prenderli. Detto ciò, la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi ricordo di, lo ripeterò all'infinito, proprio allo sfinimento, seguirci su tutti i nostri social, vale a dire YouTube, e quindi attivare la campanella e iscrivervi così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri video, ma di seguirci anche su Facebook, la nostra pagina Meglio di Maglia, che è la stessa pagina nel quale sono stati pubblicati i progetti che abbiamo visto oggi e di cui ringraziamo le creative, ma anche Instagram, Pinterest e TikTok. Mi raccomando, guardate anche gli shorts presenti su YouTube. Come avete visto, ogni settimana ci sono questi nuovi verticali che possono darvi un minuto, poco meno, poco più di sorriso, di informazione o semplicemente di idee. Quindi guardateli, commentateli e fateci sapere, insomma, se vi piacciono. E io con questo vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!